Salute e prevenzione ed equilibrio, strategie terapeutiche e prospettive di medicina biologica. È stato questo l'argomento portante delle due giorni di confronto medico ospitato dalla sala convegni del convento dei Minimi a Roccella Ionica lo scorso weekend. L'iniziativa è stata organizzata dal centro medico di Locri in collaborazione con il comune di Roccella Ionica. Un'occasione per fare il punto sulle novità terapeutiche legate al mondo della medicina biologica. A Roccella Ionica, per l'importante evento, si sono ritrovati alcuni dei più importanti specialisti italiani che hanno discusso e approfondito le tematiche relative alle proprie discipline. Siamo a Roccella, ma io dico la Locride è un convegno di sto tipo, un convegno in cui gli amici, i colleghi mi dicono di che cosa parli. Non ho saputo rispondere perché penso che si spazia dall'intestino al cervello, al cuore. E chi più ne ha più ne mette. Gli specialisti che abbiamo messo su sono tanti, sono 13, le relazioni sono quindi numerose, ma hanno un unico e solo fine, quello di mettere le basi per quel tipo di medicina di cui vi dicevo prima. Una medicina, io ho parlato di medicina sistemica, ho parlato di una medicina integrativa, ma lasciando spazio a interpretazioni diverse, perché oggi di medicina si parla di medicina alternativa, di medicina naturale, di medicina biologica, di medicina sistemica. Io mi riferisco alla medicina integrativa, ma riferendomi solo ed esclusivamente alle tre componenti che fanno dell'uomo la sua vita, la sua malattia e il suo essere, vale a dire corpo, psiche, anima. Quindi le tre componenti che ci permettono di parlare di unità a tutti i livelli. Voglio pensare, più che di aggiungere, che è il primo mattone per un cammino diverso, e confido che grazie anche a voi, alla stampa, ai giornali, a chi è qua e a chi avrà modo di ascoltarci attraverso appunto la stampa o la televisione o il cosiddetto passaparola, e che quindi è veramente un cammino che, come si dice, che i lunghi percorsi si fanno a piccoli passi. E questo è un incontro, diciamo, voluto, fortemente voluto dal mio socio in studio, dottor Pasquale Reale, che fortunatamente, come lei ben vede, sta andando benissimo. Abbiamo dei relatori eccezionali, molto accreditati, che ci stanno parlando molto esaurientemente dei temi che stanno trattando, della disbiosi. Io per esempio affronterò il problema dello screening del cancro colorettale, che è una cosa molto importante. Nella nostra zona purtroppo non si è riusciti, non solo nella nostra zona, ma in tutta la Calabria non si è riusciti a partire con questo screening, vuoi per pastoie burocratiche, vuoi per problemi di natura politica. È una cosa molto importante. Io ho scelto questo argomento perché è una cosa molto importante, e come studio vorremmo in futuro poter fare appunto uno screening che, come ben sa, nella prevenzione primaria si fa con una normale ricerca di sangue occulto. Speriamo di poterlo fare e di poter essere utile a tutta la Locride, anche perché la patologia del cancro colorettale è una patologia in forte aumento e che sta purtroppo portando a morte tante persone.